amici di Economia per i Cittadini. Oggi siamo a Lugano, in Svizzera, per intervistare Alvaro Cencini, professore dell'Università della Svizzera Italiana, docente di Economia Monetaria e docente del Centro Studi Bancari di Lugano, dove è direttore anche del Laboratorio di Economia Monetaria. È inoltre membro del Centre d'Etude Monetaire et Financière dell'Università di Borgogna. Ha pubblicato numerosi saggi e volumi di Economia Monetaria e sul sistema internazionale dei pagamenti. Vogliamo cominciare col professor Cencini chiedendogli come è nata la sua passione per l'economia. Bene, è nata direi quasi subito quando mi sono iscritto all'Università di Friburgo, dove mi sono laureato appunto in economia, e non perché pensassi che l'economia potesse interessarmi. In quegli anni, erano gli anni un po' al 68, così c'erano altre cose che mi interessavano molto più. In modo particolare l'aspetto sociale, politico. Ma poi, fin dal secondo anno dell'università, ho conosciuto Bernard Schmidt, che è stato il mio professore a Friburgo, ed è stata una sorta di illuminazione, nel senso che mi ha riuscito ad appassionarmi con le sue lezioni assolutamente straordinarie all'economia politica, e ho iniziato da lì, ho continuato. Sono stato suo assistente per 5 anni, ho fatto un dottorato di ricerca a Friburgo, sono andato alla London School of Economics, poi ho fatto un altro dottorato, un PhD, e ho continuato nella ricerca e nell'insegnamento accademico.